Buongiorno a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento dei webinar della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile. Io sono Giulio di Eta Florence e come al solito modererò questo webinar. Oggi parliamo ovviamente di agrivoltaico, ma in combinazione con un altro tema abbastanza caldo e importante, ovvero quello delle comunità energetiche. Quindi cercheremo di capire se potrà esistere un connubio, un'alleanza tra questi due modelli. Oggi ne parleremo con due ospiti, Mauro Annunziato di Enea. E Paola Guerrieri della cooperativa Consorti della Mediterranea. Era in programma anche un intervento di Legambiente, ma purtroppo lo speaker per motivi personali stamani ha avuto un problema e non potrà intervenire. Quindi, come ho detto, abbiamo Mauro Annunziato della divisione Smart Energy, responsabile divisione Smart Energy di Enea, che ci accompagnerà nel primo intervento con una panoramica sulle comunità energetiche e poi avremo Paola che ci racconterà della loro esperienza di prima comunità energetica agricola italiana. Vi do solite regole. Diciamo per la buona riuscita del webinar. Se avete domande, ci sarà ampio spazio per rispondere alle vostre domande. Vi invito a usare la sezione domande e risposte, non la chat. Dopodiché vi invito ovviamente a visitare il sito Agrivoltaico Sostenibile, a iscrivervi alla newsletter e alla pagina LinkedIn e al gruppo LinkedIn per rimanere insomma sempre aggiornati delle nostre iniziative e dei prossimi webinar. Parlando delle iniziative, colgo l'occasione per dirvi, se non lo sapete già, che la scorsa settimana è partito il concorso internazionale L'Agrivoltaico per l'Arca di Noè, che premierà il miglior giardino agrivoltaico. L'iniziativa è promossa da Enea, Neurale Hub, Istituto Nazionale Architettura, Eta Florence, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio ed è anche patrocinato dal MITE, dalla Regione Lombardia e dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Vi condivido nella chat che potete vedere tutti il link alla pagina sul sito dell'agrivoltaico. E a cui poi potete, tramite il quale potete accedere al form di registrazione per partecipare al concorso. Detto questo, passo la parola a Mauro per il suo intervento. Mauro, la parola a te. Grazie Giulio, buongiorno a tutti. Dunque, la mia presentazione sarà focalizzata sul tema delle comunità energetiche, quindi capire come le comunità energetiche possono essere, diciamo, come il tema dell'agrivoltaico e le comunità energetiche possano essere tra loro, diciamo, armonizzate per creare un modello più efficace. Io condivido lo schermo. Per favore, se mi date un ok, se lo schermo si vede. Ok. Va bene, perfetto. Allora, innanzitutto, diciamo qualche parola di introduzione da dove vengono le comunità energetiche. Fanno riferimento a tutta una serie di esperienze che sono state fatte negli ultimi 10 anni nel Nord Europa, in particolare in Germania, dove comunità spontanee si sono formate, per esempio, per gestire un sistema di cogenerazione che alimentasse sia elettricamente che termicamente, diciamo, un'area. Queste esperienze hanno avuto molto successo e quindi hanno convinto la Comunità Europea a inserire il tema delle comunità energetiche nel Clean Energy Package e da lì poi la famosa direttiva RED II che diciamo, consolida l'idea delle comunità energetiche proponendo due tipi di comunità, la Citizen Energy Community fatta da cittadini che ha uno spettro molto ampio applicativo e poi invece le comunità di energia rinnovabile, le REC, che sono più specificatamente connesse al tema dell'energia, dello scambio, dello sharing di energia elettrica.
Su questa base, cosa è successo in Italia? Su questa base sono state avviate un percorso in Italia che è iniziato a febbraio 2020 con una fase sperimentale in cui siamo ancora adesso, quindi con una normativa di cui vi dirò adesso, e diciamo a settembre 2020 è stato emanato il decreto che di fatto ha dato l'avvio alle comunità diciamo formali. Però sono comunità che hanno un taglio piuttosto piccolo. È stato poi, diciamo, fondamentale il decreto 199 del 2021, uscito a dicembre, quindi molto recente, che invece estende le comunità energetiche, adesso vedremo come, e siamo in attesa tra giugno e luglio della uscita dei decreti attuativi. Quindi di fatto in questo momento si possono fare comunità energetiche soltanto con limiti, per esempio sulla cabina secondaria, cioè tutte le utenze devono stare sulla cabina secondaria, il singolo impianto da 200 kW, ma dopo i decreti attuativi invece potranno essere fatte comunità molto più interessanti, molto più estese, e quindi questa è una fase di preparazione di tutti questi progetti. Due parole per chi non è, diciamo, non ha ancora informazioni su cosa sono le comunità energetiche. Quando si ha un impianto che diciamo alimenta una singola abitazione si parla di autoconsumo. Quando si ha un condominio che condivide per esempio un impianto fotovoltaico sul tetto ma la cui energia è fruita da tutti i condomini si parla di autoconsumo collettivo. Quando diciamo diversi utenti anche su edifici separati si mettono insieme creano una comunità energetica. Quindi ciò che differenzia la comunità energetica dall'autoconsumo collettivo è il fatto che le utenze siano fisicamente separate. Nel caso dell'agrivoltaico è chiaro che l'aspetto più interessante è quello delle comunità energetiche. Un aspetto molto interessante, quando si parla di autoconsumo della comunità, quindi autoconsumo collettivo, non ci si riferisce a un autoconsumo fisico, ma si fa riferimento a un autoconsumo virtuale, cioè comunque l'energia di ogni utenza viene buttata in rete e poi dopo viene associata contabilmente agli altri partecipanti della comunità. Quindi fare una comunità energetica non significa andare a cambiare l'aspetto diciamo hardware, ma la connessione o la modalità con cui funziona normalmente, ma semplicemente diciamo creare una comunità, è diciamo una comunità virtuale, quindi è una questione di procedure di ricalcolo e diciamo calcolo di incentivi sull'energia condivisa. Adesso vedremo cosa significa, anzi lo dico subito, l'energia condivisa è quella quota parte di energia consumata nel momento in cui viene fatta la produzione, cioè la produzione fotovoltaica può avere normalmente degli eccessi durante la giornata rispetto al consumo, quella energia in eccesso può essere tra virgolette condivisa con altri partecipanti alla comunità. Ecco, soltanto quella viene condivisa, quindi se il consumo è superiore alla produzione, quella quota parte non viene considerata per gli incentivi, viene considerata invece esclusivamente quella in eccedenza. Quindi è molto importante nel senso che gli incentivi sono superiori nel momento in cui i consumi siano sincronizzati con la fase di produzione, quindi tipicamente diciamo quotidiana, giornaliera. Dunque, gli autoconsumatori, scusate, andiamo direttamente alla comunità. La comunità è un ente giuridico, un soggetto giuridico, quindi c'è da fare da scegliere un assetto giuridico, tipicamente nella forma più semplice può essere quella condominiale, nella comunità energetica quella più semplice potrebbe essere un'associazione non riconosciuta, poi ci sono le associazioni riconosciute e poi se la comunità ha delle ambizioni di mettere in pista una serie di altre azioni anche di commercializzazione, c'è la possibilità di fare delle cooperative, quindi cosiddette cooperative di comunità. Quindi l'assetto giuridico va deciso in funzione dei partner e delle intenzioni che questi partner hanno. Quindi può essere da molto semplice o abbastanza complessa, dipende dalle prospettive che si vogliono sviluppare.
Dunque, vado velocemente. Ecco, il tema degli incentivi, ci concentriamo su quelli delle comunità energetiche. Attualmente nella fase sperimentale c'è il limite dei 200 kW a impianto e la appartenenza alla stessa cabina secondaria. È chiaro che questo è un limite importante perché diciamo alla fine sono comunità piuttosto piccole e per quanto riguarda l'incentivo stiamo parlando di 110 euro a megawattora. Oltre a questo vengono riconosciuti gli oneri di rete, quindi altri 8,22, quindi siamo intorno ai 120 euro a megawattora. E sono cumulabili con le detrazioni del super bonus fino a 20 kW e cumulabile con la detrazione bonus del 50%. Non è cumulabile con lo scambio sul posto, ma lo scambio sul posto è un meccanismo che sta in fase di annullamento, quindi non ci sarà più possibilità di fare scambio sul posto. Dal punto di vista contabile, l'energia condivisa è calcolata come il minimo orario tra l'energia immessa da fonte rinnovabile e l'energia prelevata. Quindi se io non immetto energia, ovviamente l'energia condivisa non c'è, o se l'energia prelevata è superiore all'energia immessa, quella parte, quella quota che eccede non viene conteggiata nell'incentivo. Cosa è successo nel decreto 199 del 2021? Che gli impianti, in particolare nell'articolo 31, è stata ampliata la possibilità di allacciare impianti fino a 1 megawatt. Ciò non significa che non possono essere allacciati impianti superiori, si può arrivare fino a 5 megawatt, ma l'incentivo è riconosciuto fino a 1 megawatt. L'altro aspetto, quindi, si è ampliata considerevolmente. Cosa ancora più interessante è che l'ubicazione degli utenti deve essere sottesa alla stessa cabina primaria. Questo significa un territorio molto più vasto, tanto per capirci un comune per esempio di 15.000 abitanti potrebbe rientrare all'interno di una stessa cabina primaria. Questo è molto importante nel vostro caso perché si possono creare molti modelli di business che prima non era possibile. Si può inserire impianti esistenti, ma solo fino al 30% della potenza complessiva, naturalmente o rinunciando agli incentivi. Quindi, per esempio, impianti piuttosto vecchi, è conveniente inserirli. Si possono fare repowering di vecchi impianti. È interessante che è cumulabile con il PNRR che adesso vedremo e c'è la possibilità di partecipare anche di grandi aziende, quindi non solo piccole e medie aziende ma anche grandi aziende, ma la grande azienda non può avere il potere di controllo sulla comunità. Quindi in sostanza un'azienda può mettere in condivisione, mettere nella disponibilità della comunità il proprio impianto. Questo aspetto non significa che rinuncia alla produzione, cioè la produzione di quell'impianto è comunque contabilizzato nell'azienda che lo mette, anche se mette a disposizione della comunità il proprio impianto, ma semplicemente vengono valorizzate di più le eccedenze. Quindi è decisamente conveniente, non c'è una rinuncia a qualche entrata. Poi entreremo un po' più in dettaglio. Allora, quindi cosa succede? Che se prima, negli anni scorsi, il territorio aveva espresso spontaneamente comunità molto ampie che si occupavano non solo dell'aspetto ambientale ma anche dell'aspetto sociale, la fase sperimentale invece si è occupata di piccole comunità, con il nuovo decreto queste comunità diventano molto più ampie, quindi si possono coprire aree più ampie. Non solo, ma questo non va inteso come un limite fondamentale, cioè anche l'aggregazione di più comunità energetiche potrebbe costruire un'arma vincente, quindi ad esempio consorziare anche diverse comunità. Dal punto di vista contabile, ogni comunità ha la sua contabilità, ma ad esempio con l'aggregazione di comunità si possono abbattere molti costi, per esempio costi di realizzazione dell'impianto, costi di gestione della comunità, costi di avvio delle comunità,
ma anche per esempio le piattaforme IoT, la sensoristica, tutto questo su un effetto di scala permette un abbattimento dei costi. Quindi diciamo si possono arrivare a modelli territoriali anche a livelli piuttosto importanti, per esempio 100.000 persone, quindi diciamo è un approccio che non ha realmente un limite, se non un limite contabile su certi aspetti. Allora, diciamo, normalmente gli aspetti più, diciamo, su cui si sta dibattendo, quelli, diciamo, più in discussione, sono naturalmente le nuove policy. Come ho detto, stiamo aspettando i decreti attuativi. Anche molte regioni stanno emanando delle leggi, soprattutto di supporto, non è che contrastano la normativa nazionale, ma supportano magari con dei programmi di finanziamento. Per esempio, la Lombardia ha appena messo 22 milioni di euro su questo. Anche il Lazio si sta muovendo su un budget dell'ordine dei 100 milioni, quindi sono consistenti. Un altro tema sono i modelli giuridici, quindi è bene diciamo comprendere, quando si avvia una comunità, comprendere qual è il modello giuridico più adatto a quella comunità. C'è tutto il tema delle tecnologie abilitanti. Noi abbiamo citato, ovviamente ci pensiamo al fotovoltaico, ma ci sono altre tecnologie che sono necessarie, in particolare le tecnologie di monitoraggio che va fatta utenza per utenza e per esempio le piattaforme IoT che permettono poi di leggere, di analizzare i dati e di gestire la comunità stessa. E infine un tema fondamentale è quello dei modelli di business, cioè stiamo assistendo in questo momento a molti business case che sono diversi in funzione degli attori. Adesso entreremo in dettaglio proprio da quest'ultimo punto e poi passeremo al tema delle tecnologie. L'ultima cosa, il PNRR ha assegnato 2 miliardi e 200 milioni al tema delle comunità energetiche che vengono erogati con finanziamento a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili. Però è limitato a diciamo a comunità che fanno riferimento a comuni con meno di 5.000 abitanti, quindi questo è un limite. Si sta discutendo adesso su come poi dare questi finanziamenti, perché potrebbe essere che la rata sia a geometria variabile connessa alle eccedenze, in modo che il comune non si espone dal punto di vista economico con degli indebitamenti. Vediamo quali sono i modelli di business principali. Prima vi faccio vedere una veloce carrellata dei modelli più frequenti. Innanzitutto quello dei condomini, mettono il fotovoltaico, l'impianto fotovoltaico sul condominio e ne usufruiscono tutti i condomini. Un altro modello molto diciamo in voga in questo momento è basato sull'iniziativa dei sindaci. Quindi comuni che installano impianti fotovoltaici su scuole, su edifici pubblici, su parcheggi e quant'altro, e mettono questo impianto nella condivisione, diciamo, nella disponibilità della comunità energetica. Molto interessante è il tema delle agenzie per la casa, perché diciamo, attraverso la creazione di queste comunità e quindi l'abbattimento dei costi energetici per gli inquilini recuperano le morosità energetiche che sono piuttosto abbondanti. Infine, questo è un modello che potrebbe essere molto interessante per voi ed è per esempio comuni che hanno un carattere storico, quindi monumentale, dove è difficile installare fotovoltaico. Ecco, la presenza, ad esempio, nella periferia del comune, di un'area rurale, magari, di un'azienda, che potrebbe essere anche un'azienda agrivoltaica, potrebbe alimentare il borgo stesso, il comune stesso, attraverso questa energia in eccedenza. E questo è un tema che potrebbe essere sviluppato. C'è molto interesse anche sul mondo della distribuzione, il quale potrebbe... E sta studiando dei modelli che non siano soltanto legati al recupero economico, ma per esempio al tema della fidelizzazione dei clienti, quindi all'ampliamento della fidelizzazione dei clienti. Questo è un principio di marketing che si potrebbe anche vedere se è applicabile al caso dell'agrivoltaico. E infine, naturalmente, distretti industriali in cui le aziende si mettono d'accordo e scambiano
per esempio un'azienda ha un tetto dove può installare fotovoltaico, un'altra no, si mettono d'accordo e di fatto l'azienda che ha installato il fotovoltaico aumenta il valore economico, la resa economica del proprio impianto, perché ha a disposizione gli incentivi, l'altra azienda paga di meno energia. Ma vediamo un po' più in dettaglio quali sono i modelli di business per l'agrivoltaico. Innanzitutto le utenze elettriche sono tipicamente collegate alla climatizzazione degli edifici, alla climatizzazione delle serre, che sono molto importanti, poi l'alimentazione di sistemi di pompaggio e macchinari, che sono tanto più importanti quanto magari per esempio sul tema degli allevamenti. Qui vorrei fare una precisazione, noi stiamo parlando di fotovoltaico, ma l'incentivo è legato alle fonti rinnovabili elettriche, quindi per esempio un mini eolico oppure un idroelettrico, che potrebbe essere il caso delle aziende agrivoltaiche, quindi anche piccoli sbalzi possono essere inseriti ed incentivati. Tra l'altro il mini idraulico è molto interessante perché viaggia anche di notte quando il fotovoltaico non viaggia, quindi è una bella integrazione. Ultima cosa, il tema della cogenerazione. La cogenerazione dà luogo ad incentivo quando è basata su fonti rinnovabili. Quindi sostanzialmente un cogeneratore che fosse alimentato con biogas, ad esempio, con biomassa, produrrebbe la parte di energia elettrica, sarebbe incentivata. Quindi anche questo è un modello molto interessante per l'agrivoltaico. Oh, ci sono due scenari possibili di installazione, di creazione di una comunità in questo settore. Il primo è il consorzio di aziende. Ad esempio, qui è un caso, ad esempio, in cui tre aziende si mettono d'accordo. Una ha una grande disponibilità di tetto e quindi di superficie, che può alimentare anche l'energia per un'azienda che invece non ha fotovoltaico, che è esattamente un consumer, e magari in connessione con un'altra azienda che ha un fotovoltaico che è solo parziale e che quindi diciamo non ha grandi eccedenze, ma potrebbe avere per esempio produzioni desincronizzate con il consumo, e quindi così aumenterebbe. Ecco, in questo caso sarebbe un vantaggio per tutte e tre le aziende. La prima perché valorizza meglio l'energia prodotta, la seconda perché la paga di meno e la terza in entrambi i casi. L'altro aspetto potrebbe essere che una, il caso che abbiamo citato prima, cioè un'azienda agrivoltaica produce energia elettrica in eccedenza e alimenta una cittadinanza, ad esempio una comunità. Questo pure è un caso molto interessante, questo potrebbe essere fatto un accordo con il comune sostanzialmente in cui è inserita, in cui contesto è inserita quell'azienda. Dunque, per capire il vantaggio o meno, innanzitutto un breve cenno, guardate come sono cambiati i prezzi negli anni dell'energia elettrica. Questi sono i valori medi del PUN, e quindi diciamo sono quanto pago di fatto l'elettricità, l'energia elettrica. Vedete che salto c'è stato, si è aggirato intorno ai 60, tra i 60 e gli 80, ma nel 21 è schizzato a 120 euro a megawattora. Se guardiamo proprio il 21, vedete qua i dati, siamo passati da 0,60 a 2,81, quindi se ci aggiungiamo le perdite di rete, l'energia che prima pagavamo 66 centesimi la paghiamo 309 centesimi. E vedete, qui è un po' il grafico, quello che è successo. La pandemia ha diminuito diciamo la richiesta di energia elettrica e quindi il prezzo si è abbassato. Poi c'è stata una crisi energetica che non è chiaro se è connessa alla pandemia oppure alla previsione della guerra oppure per meccanismi diversi, sono in particolare la crisi energetica importata dalla Cina. Però quello che è successo è che il prezzo è schizzato, in questo momento è a 3,50. Perché vi dico questo? Perché rispetto a due anni fa, ma anche rispetto a un anno fa, le condizioni sono molto cambiate. Considerate che ogni raddoppio del costo dell'energia di fatto dimezza il tempo di ritorno dell'investimento del fotovoltaico. Quindi in questo momento è estremamente conveniente. È evidente che speriamo tutti che sia la guerra che la crisi energetica non duri 20 anni, però è opinione comune che ormai non ritornerà il prezzo a questi livelli, ne assisterà intorno agli 80-90 euro a megawattora. Quindi significa che già si è dimezzato comunque il tempo di ritorno dell'investimento. Quindi la domanda è,
stiamo parlando di un'opportunità di mercato, di un'opportunità di mercato, o invece stiamo parlando di una necessità di sopravvivenza? Cioè, questa potrebbe essere una strategia per cui continua a resistere sostanzialmente, e senza di questa sarebbe molto difficile resistere, perché tutte queste oscillazioni fanno sì che un'azienda non riesce più ad avere una marginalità, diciamo, stabile, prevedibile, e quindi sostanzialmente non può fare piani di sviluppo. Quindi il fotovoltaico potrebbe essere, diciamo, una strategia di sopravvivenza dell'azienda stessa. E qui, diciamo, per farvi capire, ho messo a confronto tre modelli. Il primo è: cosa succede se io semplicemente non ho nessuna fonte rinnovabile e quindi pago il costo dell'energia, e lo pago in questo momento a quei prezzi che avete visto, i 3,50. Cosa succede se io metto l'autoconsumo? Naturalmente dovrò avere una quota annuale di ammortamento dell'investimento, o pago una quota di energia che non riesco ad autoprodurre, però riesco a vendere un'energia eccedente. Un esempio di una vendita di energia eccedente potrebbe essere il ritiro dedicato per il fotovoltaico, che garantisce un prezzo minimo che nel 22 era di 40 euro a megawattora, però poi dopo viene aumentato rispetto al prezzo zonale. Sostanzialmente nel 21 è stata venduta a 230 euro, quindi anche l'energia ceduta in rete ha un valore interessante, dipende dalla zona, dal mese e dalla fascia oraria. Cosa succede se io inserisco le comunità energetiche, se mi metto in comunità energetica? Allora ho esattamente la stessa situazione dell'autoconsumo, ma stavolta ho sommo a questa situazione gli incentivi dell'energia eccedente. Quindi ho un vantaggio molto interessante e posso effettivamente, diciamo, avere un ritorno dell'investimento. Diciamo, un caso particolare, io lo spenderei un attimo due parole sul modello in cui un'azienda si, diciamo, sceglie di aggregarsi ad una comunità, perché in questo caso, a seconda della produzione dell'azienda, potrebbe essere molto interessante quando la comunità in qualche modo è anche cliente dell'azienda stessa, per esempio prodotti agricoli, o può crearsi quindi un business di questo tipo, perché a quel punto allora si può immaginare un marketing fatto di buoni sconto, di buoni di acquisto per i cittadini della comunità, quindi avendo una fidelizzazione dei clienti, oppure una cessione della una quota di incentivi e dando un controvalore in buoni sconto. Si può fare dei processi di gaming energetico, e qui è un percorso molto interessante per fidelizzare i clienti, per esempio dando sconti maggiori per consumi più virtuosi. E poi anche il tema della ricarica elettrica è interessante. Si possono mettere colonnine elettriche che, per esempio, magari fanno pagare meno l'energia quando è in eccedenza, quindi massimizzano sostanzialmente la quota in eccedente, sia per veicoli esterni, oppure addirittura per veicoli elettrici. E infine la tokenizzazione, che è un tema, diciamo, molto interessante, però lo vedremo un po' dopo. In totale, in generale, quello che si ottiene è di dare un'immagine pubblica dell'azienda con una reputazione, diciamo, di tipo sostenibile. Rapidamente vi faccio vedere qualche tecnologia. Le tecnologie sono legate a tre fasi: la progettazione, la realizzazione e la gestione. L'Enea ha sviluppato un'infrastruttura di supporto alle comunità energetiche finanziata con fondi pubblici, quindi che mettiamo a disposizione gratuita di tutte le comunità energetiche, delle singole energetiche, dei consorsi di comunità oppure di comuni o di regioni. La cosa interessante è che, essendo un'istituzione governativa, l'Enea, questi standard sono standard qualificati, sono standard pubblici, quindi sono, diciamo si è più garantiti rispetto alle soluzioni. Stiamo parlando tool di questa piattaforma che permettono, ad esempio Recon permette una simulazione economica, quindi la comunità non esiste, devo progettarla, e si può, questo è un tool che serve a progettarla. Qui c'è un link dove è molto facile, ci si registra e si comincia a progettare, si può ricostruire i profili di consumo, i profili di produzione, fino ad arrivare al bilancio economico, partendo dai dati delle bollette.
Questo è un esempio di una curva di flussi di cassa, di cash flow, dove si vede il tempo di ritorno e il ROI. Questi sono esempi di profili di consumo e di autoconsumo. La cosa interessante di questo è stato pubblicato a maggio e ci sono molte tipologie diverse di attori che lo stanno usando. Attualmente ci sono 1300 progetti di comunità energetiche pronti a partire che stanno simulando la propria comunità con Recon. Per ultimo, un cenno a due piattaforme che si possono utilizzare nella piattaforma LEC, che sono Domus e Cruis. Domus ha lo scopo di dare una informazione al singolo cittadino, scusate, ecco, permette di dare informazione al singolo cittadino per capire quali sono, ad esempio, dove lui potrebbe risparmiare, dove sta spendendo troppo, come fare a sostanzialmente abbattere la propria bolletta al mese. Quindi Domus è diretta a singola utenza, vale per il cittadino ma vale anche per l'azienda. E viceversa, Cruis invece è un cruscotto che serve serve al referente della comunità per capire come sta andando la comunità, per dare per esempio indicazioni alle utenze e dire preferibilmente spostate i consumi in questi orari perché massimizzano l'incentivo, cosa che è più facile da fare con i cittadini evidentemente che con l'azienda stessa. E infine permette di scegliere gli scenari di ripartizione degli incentivi, perché questi incentivi vengono dati alla comunità, quindi al referente della comunità, il quale li distribuisce secondo degli schemi che sceglie la comunità stessa. Quindi si possono avere degli schemi, diciamo, tutti uguali, oppure premiare i cittadini, premiare le utenze che riescono a spostare di più il consumo nelle orari di produzione, quindi contribuire maggiormente agli incentivi, oppure premiare maggiormente i prosumer. Va bene, io chiudo qua il mio intervento, ci sono qualche altra slide, comunque tutte le slide verranno messe a disposizione. Naturalmente, diciamo, questa è un'apertura, ma anche eventualmente di un dibattito dopo, se ci sono domande, molto volentieri. Grazie a tutti. Grazie Mauro, assolutamente interessante. E senti, ci chiedono dalla chat e dalle domande se puoi condividere i link di questi strumenti. Sì, adesso lo faccio subito. Perfetto, cioè, sì. Metto nella chat. Sì, esatto, nella chat. Però magari volevo anche cogliere la palla al balzo per farti due domande che sono venute fuori. Un utente ci chiede: chi possiede aziende agricole in aperta campagna in zone non urbanizzate senza collegamento in rete dovranno ovviamente prima richiedere un allaccio elettrico, che a volte è impossibile che venga realizzato, e quindi potrà solo utilizzare un impianto di autoconsumo collettivo con altre aziende simili locali. In questi casi cosa si può fare? È evidente che se stiamo lontani da situazioni urbanizzate, a parte il fatto che la parola lontano è tutta da vedere, perché non stiamo parlando di una prossimità geografica, mm-hmm. ma di una prossimità elettrica, quindi quello che va controllato è che si stia sulla stessa utenza, la stessa cabina primaria. Dovrebbe uscire, così ha promesso il GSE, un tool tra poco che ti permette di capire su quale cabina stai, quindi okay. Diciamo, non scoraggiamoci della distanza, perché potrebbe essere, cioè se è una zona con poche utenze, le cabine, diciamo, il territorio è più grande. Certamente l'associazione tra più aziende potrebbe essere molto interessante, bisogna fare una simulazione partendo dai profili di consumo delle aziende, capire quali profili hanno e in base a questo poi andare a progettare il proprio impianto. Lo stesso Recon potrebbe dare un'idea, anche se, diciamo, dà un'idea, poi chiaramente va integrato. Adesso si sta sviluppando, stiamo sviluppando in Enea una versione di Recon che è anche specializzata per alcuni modelli di business. Uno fra questi sono i cluster di PMI, quindi è proprio il caso che, diciamo, questo uscirà tra qualche mese. Ok, grazie. C'era un'altra, ti farei poi un'altra domanda che è relativa un po', diciamo, ai modelli di business. Ti hai fatto vedere un po' i modelli di business possibili e l'utente chiedeva appunto
come si concilia questo con i costi relativamente alti in termini di capitale per i sistemi agrivoltaici? Sappiamo che le stime parlano di tra i 600.000 euro e sopra il milione di euro per ettaro per gli impianti agrivoltaici. Quindi diciamo, da una parte c'è il business model per i sistemi agrivoltaici dove si può parlare di utility energetica che paga un diritto di superficie all'agricoltore o agli agricoltori, oppure diciamo, forme di cooperazione in cui c'è una comproprietà. E poi questo si deve poi integrare con il business model della comunità energetica che hai fatto vedere. Dunque, innanzitutto io direi una cosa, cioè, certo è chiaro che il problema della liquidità c'è, però il ragionamento che ho fatto sull'aumento dei costi di energia vuol dire che il tempo di ritorno dell'investimento del fotovoltaico oggi si è abbassato molto a Certo. causa di questi aumenti, perché sostanzialmente non perché è calato il fotovoltaico, ma perché è aumentato il costo dell'energia elettrica proveniente da gas. Quindi, diciamo, è evidente che allora ci possono essere delle forme di accordo fra varie aziende in cui magari una non ha un impianto fotovoltaico, non ha un tetto disponibile, altri invece hanno falda, possono fare anche l'investimento insieme con la comproprietà e l'importante è che poi l'impianto viene messo nella disponibilità della comunità. Ciò non significa, ripeto, ciò non significa che uno perde il proprio investimento, cioè quello è comunque mantenuto. Volevo dire anche questo, essendosi abbassato il tempo di ritorno dell'investimento, bisogna farsi un conto, cioè Certo. se io riuscissi ad avere un mutuo bancario la cui rata coincide con il risparmio che ho a fine mese, per ogni mese o per ogni anno, rispetto a una situazione in cui non ho il fotovoltaico, significa che io sono arrivo a una situazione di costo zero, di fatto di come, diciamo cash flow piatto e prossimo allo zero. Chiaramente devo calibrare bene l'impianto, cioè devo fare in modo che i conti possano tornare. Secondo me oggi c'è molta possibilità. Chiaramente devo ottenere il prestito dalla banca, però Certo. per esempio per chi è nelle aree del PNRR suggerirei veramente, cioè comuni con meno di 5.000 abitanti, si ha il prestito agevolato al 100%, quindi è estremamente conveniente. Quindi, diciamo, quella è una strada. Quando non si rientra in quella, farsi due conti, perché diciamo, potrebbe essere molto interessante. Diciamo, l'ottimizzazione in genere si ha proprio quando la rata del mutuo è pari al risparmio che io ho con il fotovoltaico. Quindi in pratica non me ne accorgo rispetto a prima. Certo. Va bene, grazie Mauro. Allora, poi ci st stanno ovviamente arrivando altre domande, le daremo risposta nella parte finale. Adesso chiederei a Paola Gurrieri di apparire. Buongiorno, buongiorno, bentrovati, grazie Ciao. dell'invito. Io sono qui oggi per dare giusto una testimonianza della costituzione della prima comunità energetica agricola nel sud Italia. Quindi inizierei a condividere lo schermo e a darvi intanto un'idea di quella che è la nostra azienda. Eccola qui. Questa è l'azienda di famiglia nostra, la Mediterranea, che occupa circa 100 ettari del territorio di Acate, in provincia di Ragusa.
Quasi tutti sono occupati interamente dalla produzione di crisantemo programmato a ciclo continuo. Anche se adesso stiamo diversificando un po' la produzione e dirigendola verso altre varietà di fiori. In media piantiamo 1 milione di steli a settimana, quindi annualmente diciamo che siamo intorno ai 50 milioni di steli. Le strutture sono olandesi, sono serre in vetro, così come olandese è la tecnica di coltivazione del crisantemo, perché gli olandesi restano sempre i più grandi esperti di floricoltura. Ecco, il crisantemo viene riprodotto per talee, che sono quelle piantine che vengono fatte radicare e poi spostate e diventano poi degli steli fioriti, che sono questi. Dalla talea alla fioritura dello stelo passano 3 mesi. Quando sono pronti vengono raccolti, come potete vedere, dai nostri 200 dipendenti, perché abbiamo 200 dipendenti, di cui 56 di loro stranieri, e alcuni di questi stranieri, più o meno una ventina, vivono in appartamenti dentro l'azienda che abbiamo dato loro in comodato d'uso gratuito, per i quali pagano solamente i costi energetici. Costituiamo il 7% della produzione europea di crisantemo e il 30-40% di produzione nazionale. E queste sono le vasche di raccolta d'acqua, ne abbiamo 9 che riescono a raccogliere fino a 400.000 metri cubi d'acqua. Considerate che riusciamo a recuperare anche l'acqua di condensa dei vetri delle serre, e filtrarla e riutilizzarla. Beh, intanto complimenti. Grazie, grazie. È stata creata da nostro padre nel 92, da 5 ettari è diventata di 100, appunto, così, senza neanche rendercene conto. Quindi io adesso invece direi di condividere lo schermo per le slide. Prego. Okay. Anche dalla chat ti fanno i complimenti. Oh, grazie, grazie. Devo mettere a schermo intero. Ok. Ecco. Allora, come dicevo, siamo stati scelti come progetto pilota, supportati da Enel X e dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa.
per costituire la prima comunità energetica agricola e in effetti abbiamo scoperto che siamo i primi in tutto il sud Italia. E quando ci hanno posto questa possibilità, quando si è presentata questa possibilità, naturalmente l'abbiamo colta al volo perché ci sono degli obiettivi evidenti per un'azienda agricola nella costituzione di una comunità energetica. Anzitutto gli obiettivi principali sono chiaramente quelli di produrre energia pulita, investire sull'aspetto economico del paese e quindi dare forza anche al territorio nel quale l'azienda opera. Noi siamo nel territorio di Acate, in provincia di Ragusa, è importante costituire una comunità energetica da forza a tutto il territorio. Noi che crediamo tanto all'idea e al concetto della coesione territoriale, no? La comunità energetica ha in sé il concetto di coesione territoriale. Ovviamente c'è un beneficio economico in senso stretto, perché grazie ai meccanismi di incentivazione previsti dalla legge per la transizione energetica sicuramente avremo dei benefici anche in questo senso. C'è un aspetto e un obiettivo che è quello dell'innovazione e dell'ammodernamento delle strutture, perché si parla per l'azienda di ammodernare e di rinnovare gli asset strategici, non solo dell'azienda capofila della comunità, ma di tutte le aziende che faranno parte della comunità, che sono tutte chiaramente afferenti al mondo agricolo. E ancora il consumo responsabile e una produzione sostenibile è ovviamente lotta al cambiamento climatico. La lotta al cambiamento climatico è una lotta che interessa non solo gli imprenditori, non solo chi fa impresa, ma interessa un po' tutti noi. La comunità energetica è un ottimo strumento per combattere la povertà energetica e per condividere i benefici con chi vuol far parte di questo meccanismo. Io dico sempre che la comunità energetica è inclusiva. L'idea della comunità, che un po' riporta anche all'idea che abbiamo noi stessi dell'azienda, è un'idea che racchiude la coesione delle persone, dei gruppi che faranno parte della comunità. Quindi quando parliamo di obiettivi sostenibili, è vero che c'è una sostenibilità ambientale, c'è anche però una sostenibilità che è di tipo sociale. Per utilizzare le parole della professoressa Meli dell'Università di Catania, si potrebbe parlare anche di democrazia energetica. E quindi queste sono un po' le motivazioni che ci hanno spinto a muoverci e a renderci disponibili per la costituzione di questa comunità. E come dicevo, Enel X ha curato tutta la parte preliminare, realizzando un business plan, raccogliendo tutti i dati in azienda, e quindi ha effettuato le analisi delle curve di carico, le curve di produzione e il nostro contesto sia produttivo che energetico. Enel X ha comunità energetica costituita, provvederà anche alla manutenzione e alla realizzazione prima e alla manutenzione dell'impianto nell'arco del tempo. La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha aiutato invece l'azienda a trovare il giusto prodotto o il giusto servizio per poter realizzare e poterci affiancare nella costituzione della comunità. Quindi Enel X ha presentato sostanzialmente un business plan nel quale il quale business plan si compone di 6 macrofasi. La prima è relativa alla produzione e distribuzione dell'energia. La seconda, come questa energia prodotta e distribuita viene poi valorizzata in termini economici. Quali sono i costi e i ricavi del soggetto REC?
La quarta fase è l'analisi dei costi e dei ricavi dell'imprenditore, quindi del prosumer che investe. La quinta fase è il cash flow REC e prosumer, quindi primo e secondo soggetto. Infine ha presentato una sintesi di progetto con i principali KPI per mettere a fuoco oggi quanto sia conveniente la comunità energetica. Quindi diciamo un reportino che ora qui io scorro nelle slide, dove sono state fatte una serie di analisi per arrivare a questa immagine finale, dove il cash flow accumulato grazie al prodotto appunto messo a disposizione della Banca Agricola di Ragusa consente di andare già in attivo dal primo anno. Perché fin dal primo anno, se ci sono delle condizioni, delle determinate condizioni, possiamo addirittura avere dei ricavi che sono superiori ai costi. Qui parliamo, come vedete, di un finanziamento di 10 anni, che è rappresentato proprio da queste barrette viola e dai ricavi che sono le barrette celestine. E i punti verdi sono il cash flow accumulato annuale che arriva a circa 550.000 euro al termine dei 20 anni. Quindi questa è invece, vedete, il quadro di sintesi del progetto, cioè tutti i soggetti della comunità energetica, cioè come tutti i soggetti hanno come dire, ottimizzato questa opportunità. Quindi siamo in presenza di un impianto da 200 kW. L'impianto produce più o meno 300.000 kWh all'anno, di cui 50.000 li autoconsuma e gli altri 250.000 li immette in rete. Tutta l'energia immessa in rete viene condivisa da coloro che faranno parte della comunità energetica e viene remunerata a 159 euro megawatt. Quindi questo significa che l'azienda, in funzione di questi 250.000 kWh, moltiplicati per un valore di 0,159 centesimi, avrà un beneficio annuo pari a 39.800 euro. E in questo caso, essendo tutta l'energia immessa in rete e condivisa, godrà dell'incentivo totale. Laddove ci fossero dei kilowattora che non fossero consumati dai membri che ne fanno parte, il corrispettivo sarebbe stato 0,050. E cioè il valore dell'energia che è immessa in rete, scambiata viene scambiata poi dal PUN zonale e quindi ritiro diretto e vendita al mercato. Naturalmente l'obiettivo della comunità energetica non è la vendita al mercato, ma è cercare di trovare soggetti che quanto più possibile riescano a condividere l'energia che l'impianto produce e immette in rete. Nel nostro caso siamo in un'ottica del 100% di ottimizzazione dell'energia immessa e quindi non lasciamo niente nelle casse del MISE. Ora, qual è il ritorno economico dell'azienda agricola che decide di fare una comunità? L'impianto, abbiamo detto, è da 200 kW, il costo è pari a 235.000 euro e la Banca Agricola Popolare di Ragusa con il suo prodotto lo finanzierà interamente al 100% per un periodo di 10 anni al tasso dell'1,4. Quindi arriviamo a 252.000 euro. A fronte di questi 252.000 euro avremo dei ricavi pari a 875.000. Quindi significa che abbiamo margine operativo lordo pari a più di 600.000 euro, che se lo attualizzassimo a un tasso dell'1% significa avere nei prossimi 20 anni 552.000 euro di guadagno reale. Questa è molto velocemente la mia presentazione della comunità. Grazie Paola della magnifica presentazione e ancora complimenti. Tra l'altro, cioè, appunto sono fioccati
nella chat vari apprezzamenti e ci tengo a riportare che nel Q&A ci hanno scritto che ci seguono da una classe di un istituto agrario ad Oristano e che sono gran parte figli di agricoltori e sono super interessati al tema, quindi insomma ci fa piacere anche questo. Penso che sia importante muoversi nella strada della sostenibilità in generale. Noi ci siamo trovati davvero del tutto casualmente in questa, nella costituzione della comunità. Cioè, la banca ha fatto una chiamata assieme a Enelix, abbiamo parlato, abbiamo fatto tutte queste analisi. È vero però che nel nostro caso la nostra azienda ha sempre percorso la strada della sostenibilità. Ecco, siamo un'azienda che non ha visto solo il fatturato nel corso del tempo, prima con mio padre e ora adesso, e ora con noi. Quindi, in qualche modo, quando ci è stata prospettata, abbiamo voluto assolutamente. Ci è sembrato un abito nostro che abbiamo messo molto tranquillamente. E poi se non erro nel 2019 hai vinto il premio Imprenditori per il Bene Comune, giusto? Proprio Sì, per l'ho l'attenzione ritirato io a nome di tutti, sì. data all'ambiente, ma anche insomma, alla cura dei All'ambiente, ma dipendenti. anche all'inclusione. Noi, Esatto. sì, come dicevo nella presentazione, abbiamo tanti stranieri che sono perfettamente integrati, che vivono in azienda. Quindi o ce l'hai dentro forse l'idea della sostenibilità Bene. oppure diventa un greenwashing e basta. E non ha lunga durata il greenwashing. Bene. Allora, Giulio, passerei mi un attimo. piacerebbe fare un commento sulla presentazione di Paola. Prego. Soprattutto in riferimento ad una domanda che diceva con i costi dell'energia che si sono impennati, i ricavi saranno molto più alti nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Ecco, volevo dire, attenzione, non si tratta propriamente di ricavi più alti, ma si tratta di costi evitati molto più alti. Quindi, si tratta di sopravvivenza. Sì. Quindi sostanzialmente il fotovoltaico dà una grande resilienza all'attività, che non è, quindi non si tratta di grandi guadagni, ma si tratta di costi evitati molto, e penso che sia Sì, molto importante, non so Paola. è vero. In realtà al momento, cioè da quando è stato presentato il business plan, ora sono cambiate tante cose, diciamo. Quello che manca adesso alle imprese è proprio la stabilità. Credo che l'idea della sostenibilità e percorrere la strada della sostenibilità aiuterà un po' a renderci un po' più stabili, perché senza la stabilità in un'impresa non è possibile neanche fare programmazione. Quindi è importante anche, ecco, come dicevo, il primo beneficio deve essere oltre che quello ambientale, quello economico, perché diversamente nessuno si può mai avvicinare a queste idee di sostenibilità. Chiaramente è importante, la transizione ecologica rivolta al green credo che sia di importanza fondamentale adesso per la sostenibilità e per la competitività delle imprese. Paolo, c'è una domanda per te, ci chiedono quali le difficoltà maggiori incontrati dalla Mediterranea nel vostro percorso. Da quando? Da sempre, no, adesso le difficoltà più rilevanti sono quelle del caro energia, perché stiamo diventando ostaggi, le imprese agricole sono ostaggio dell'altalena e delle speculazioni che adesso si riscontrano nel comparto energetico. Moltissimo. Tenete presente che noi dovremmo, con i costi di adesso, ad esempio del gas, noi dovremmo vendere ogni stelo. Credo a 5-6 euro ed è improponibile un prezzo del genere.
Poi al momento abbiamo anche i contatti con l'estero per la guerra molto limitati e quindi ci stiamo concentrando sulla vendita nazionale. Non è una situazione florida e certamente non è stabile. Ecco perché l'utente chiarisce difficoltà nella realizzazione della comunità energetica. No, grazie a Dio, no. Per ora siamo ancora in costruzione, non è ancora finita, però siamo adeguatamente supportati da, da Enel X, dell'azienda che segue assieme ad Enel X i lavori, dall'acquisto dei pannelli, degli inverter, di tutte le strutture che servono proprio per montare la comunità. La banca, idem, abbiamo la totale disponibilità del direttore generale, del dottore Continella, del dottor Occhipinti, che ci seguono passo passo, quindi è importante che, ecco, nella costituzione della comunità energetica è importante non solo l'impresa che sia vocata all'idea della sostenibilità, ma è importante anche che colossi come Enel X o le banche supportino l'imprenditore, perché molto spesso l'imprenditore fa l'imprenditore, non fa l'ingegnere energetico, né può farsi lui stesso da banca, cioè certo. Deve essere, ecco, la coesione territoriale di cui parlavo prima, cioè deve esserci una comunità di intenti, la sostenibilità, la comunità energetica, la democrazia energetica è questo, cioè è che ognuno debba fare la propria parte. E se non si capisce questo, nessuno va da nessuna parte, secondo me. Cioè, deve esserci proprio una comunione di intenti, bisogna percorrere lo stesso cammino per arrivare alla fine ad un'economia, ad una sostenibilità a misura d'uomo, perché solamente se l'economia in generale sarà un'economia a misura d'uomo si riuscirà a fronteggiare tutte le sfide e le crisi che ancora verranno. Certo, sì, il tema dell'energia a chilometro zero, di cui ora abbiamo disperato bisogno, cioè si pone quindi sia dal lato comunità energetica sia dal lato agrivoltaico, e poi nell'unione delle due serve la massima cooperazione tra agricoltori, cooperazione tra agricoltore e investitore e utility energetica, qualora non coincidano. Sì. Ma anche assolutamente io vedo il ruolo delle pubbliche amministrazioni, i comuni penso che possono sicuramente fungere da catalizzatore nell'individuare aree dove si potrebbe mettere insieme aziende e cittadini per formare le comunità, e poi anche immagino facilitare i canali di finanziamento, che siano dal PNRR, che siano dal mondo bancario. Eh sì, anche da come il PNRR verrà implementato nelle regioni, no? Ora c'è stato questo l'impegno da parte del governo che si è tradotto nel decreto legge energia di qualche giorno fa, del 18 marzo, però è ancora una cosa che deve essere più raffinata e più, come dire, può essere ancora migliorata, ma anche lì deve esserci, anche in termini, io parlo per la Sicilia, no? Deve essere anche, anche a livello regionale, bisogna cogliere la sfida e bisogna porre in essere delle azioni territoriali di sistema che ci aiutino a percorrere strade dell'innovazione, della sostenibilità. No? Certo. Ci chiedono, il fotovoltaico sarà montato sulle serre? No, il nostro fotovoltaico sarà montato su magazzini, parte sui magazzini e parte sui tetti, quindi dei magazzini, e parte su pensilina. Ok. Sulle serre, in realtà, noi abbiamo queste serre Venlo, che sono serre di strutture olandesi, in vetro, e lì bisogna ancora capire... bisognerebbe capire come montarlo lì, perché chiaramente montare il fotovoltaico sul vetro
bisogna, credo, valutare la pesi, carichi, senza considerare anche l'ombra che creerebbe sulle coltivazioni, mm-hmm. No? Sì, assolutamente. Allora, c'erano vabbè, un po' di domande, si era creato un po' di dibattito nella sezione domande e risposte sulla dimensione massima degli impianti o della capacità installata delle comunità energetiche, però vedo che Mauro ha prontamente risposto nella sezione domande e risposte, però Mauro, vogliamo ridirlo a voce, si chiedeva se il limite di capacità installata per la comunità fosse di 1 megawatt totale, ma invece si riferisce solo al singolo impianto, giusto? Sì, bisogna fare una precisazione. Attualmente siamo nella normativa sperimentale, quindi il limite è 200 kW sì. All'impianto e prossimità a cabina secondaria. Il decreto 199 a dicembre ha stabilito invece che il limite sarà 1 megawatt per il singolo impianto. Ripeto che potrebbe essere anche maggiore, potrebbe essere fino a 5 megawatt, ma quello che verrà incentivato sarà esclusivamente di 1 megawatt. Quindi in pratica la comunità energetica può essere decisamente superiore e cabina secondaria e cabina primaria. Però questo vale solo a valle dei decreti attuativi, quindi bisogna aspettare i decreti attuativi che sono attesi tra giugno e luglio. Okay. E già che ci sono, dico anche che siccome c'è domande importanti, anche perché vengono fatte in tutti i convegni sulle comunità energetiche, le difficoltà che si sono avute nell'avere la collocazione rispetto alle cabine secondarie, che sono dati piuttosto strategici per i distributori, tendenzialmente non li danno, li danno soltanto dopo la formazione della comunità energetica, ma questi sono dati che servono prima per fare la progettazione. Qui si è aperta una difficoltà che è stata presa in carico dal GSE e quindi il GSE ha promesso che farà un tool aperto a tutti dove sarà possibile diciamo, mettere la propria utenza e avere l'indicazione della cabina primaria a cui appartiene. E questo semplificherà questo accesso ai dati e questo potrà essere fatto prima della costruzione della comunità. D'altronde è un dato importante questo, è fondamentale. Mm-hmm. Ottimo. C'era una domanda relativa ai tipi di energie rinnovabili integrabili nella comunità energetica. Appunto, si parlava oltre al fotovoltaico, ad esempio anche le biomasse, essendo comunque sì, in contesti dunque, agricoli. Allora, bisogna rispondere in due modi. Per quanto riguarda gli incentivi delle comunità energetiche, sono il fotovoltaico, l'eolico e l'idroelettrico, quindi mini eolico e mini idroelettrico. E poi la cogenerazione basata su fonte rinnovabile, quindi la parte elettrica della cogenerazione basata su fonte rinnovabile, quindi biogas, ad esempio, biomassa ad esempio, o biogas. Diciamo viceversa, se la domanda è riferita anche nell'ottica di un modello di business più integrato, se conviene usare le biomasse, questa è una domanda che credo che forse vada fatta a Paola, magari se loro hanno pensato a diciamo sistemi di questo tipo. Ci stiamo pensando, naturalmente l'idea di utilizzare, per noi il costo principale è più forte, è quello dell'energia, del gas, quindi l'idea di utilizzare gli scarti delle piante significherebbe, e quindi farne energia diretta da utilizzare in azienda, potrebbe veramente essere la svolta per un'azienda come la nostra. Probabilmente in base al tipo di scarto e in base all'azienda potremmo anche, è plausibile pensare che potremmo, come dire, potremmo raggiungere un'indipendenza energetica totale. Mm-hmm. Però anche qui è un percorso che dobbiamo fare ancora, insomma, intanto iniziamo con la comunità energetica, però sì, credo che si arriverà anche lì. Sì. Anche perché sì, questa cosa risolverebbe per le aziende agricole il problema degli scarti, che è un grosso problema, lo scarto, tutti i vecchi oltretutto poli, l'indicazione della comunità europea è quello di andare alla condivisione anche dell'energia termica, quindi c'è da aspettarsi nei prossimi anni
che questa normativa venga di pari passo estesa al tema termico. A quel punto, per esempio, la cogenerazione o direttamente la generazione con gli scarti sarebbe molto interessante, perché farebbe parte della comunità energetica. Sì, sì. Perché poi chiariamo anche per chi ci ascolta, cioè quando parliamo appunto di scarti e biomasse, cioè parliamo da potature, residui, appunto lavorazione nel vostro caso crisantemi, ma anche reflui zootecnici. Parliamo anche di fiori invenduti. Fiori invenduti, restano, cioè... ma anche reflui zootecnici che sono, si prestano per appunto, certo, la produzione di biogas, e quindi si potrebbero davvero creare un sacco di circoli virtuosi qualora ci sia la volontà di mettersi assieme, di creare queste comunità, integrare tutte queste soluzioni. Serve molta volontà, ecco. Addirittura anche... sentivo che si possono utilizzare i nostri scarti anche per costituire mangime per pesci di allevamento, quindi è davvero un peccato non approfittare di tutte queste soluzioni. Tenga presente che noi durante il lockdown abbiamo fresato intere capannine, quando tutti i mercati erano chiusi e tutti i negozi e tutto era chiuso, a noi sono rimasti fiori meravigliosi che poi in parte abbiamo regalato proprio per nel rispetto del lavoro dei nostri dipendenti, perché quando ci si prende cura della, cioè le aziende agricole, cioè prendersi cura di piante, di, uh-huh, di fiori, è natura, è un processo di vita, non è esattamente un bullone. E quindi l'idea che queste cose vadano buttate, certo, non è bella. Non è bella per la cosa in sé, perché in qualche modo i fiori, vabbè, io parlo per i fiori perché facciamo quello, però i fiori ti restituiscono anche bellezza, no? E quindi improvvisamente la getti e la fai diventare secca, buttando all'aria 3 mesi di lavoro di persone che li hanno curati, da Talea a stelo fiorito. Certo. Allora, stavo facendo un ultimo giro nella sezione domande. Ecco, allora, questa è una domanda che spesso viene fuori in tutti i nostri webinar, il discorso delle autorizzazioni e dei permessi. Magari potete rispondere sia Paola che Mauro, nel caso specifico della Mediterranea Paola, e magari in più in generale Mauro. Il comportamento finora riscontrato da parte delle pubbliche amministrazioni riguardo permessi, quant'altro relativo alla formazione delle comunità energetiche. Qual è stata la vostra l'esperienza, cosa avete osservato? No, noi non abbiamo avuto nessun intoppo, diciamo, se non qualcuno nei tempi, ma questo è un altro discorso. Poi qua in Sicilia siamo tutti molto, molto tranquilli, diciamo, facciamo le cose con serenità, diciamo. Però no, nessun problema, ma come dicevo, siamo stati ampiamente supportati nel caso di tutta la burocrazia bancaria dal dottor Occhipinti ed Enelix per quanto riguarda la parte proprio tecnica, dall'analisi delle cabine, dal rimetterle e riammodernarle per consentire tutta questa costituzione, tutta questa costruzione dell'impianto. Ma non posso dire nulla di... Per quanto riguarda il discorso generale, la complessità dell'avvio della comunità energetica dipende esattamente da cosa si vuole fare, perché se, diciamo, si può usare una forma molto semplice e quindi, come dire, anche la spesa di costituzione è molto banale, un'associazione non riconosciuta, ad esempio, oppure invece si può fare una forma associativa più consolidata o addirittura una cooperativa di comunità. Quindi diciamo, dipende da che cosa si vuole fare in futuro. Certo, se si parla, se si pensa poi a condivisione anche di altre cose, a sistemi di marketing, eccetera, a iniziative comuni, è meglio andare su tipologie di soggetti giuridici che hanno più possibilità commerciale.
L'associazione ha dei limiti, la cooperativa ne ha altri più estesi, però il costo per metterli in piedi è un pochino diverso. Il costo di non tanto di euro quanto di lavoro da fare, poi quindi chiaramente ha un corrispondente in euro. Ok. Scusate, c'è una domanda che penso che sia. Dunque, dice l'incentivo di 11 euro a kilowattora, cioè di 110, come entra in gioco e come viene suddiviso? Diciamo, lo ripeto perché è un dato importante. Entra in gioco nel momento in cui un impianto di produzione ha un'eccedenza rispetto al proprio consumo e quella quantità di energia può essere, tra virgolette, condivisa, cioè corrisponde a un consumo di un partecipante alla comunità, allora si parla di energia condivisa. Quindi idealmente è come se tu cedessi quel pezzo di energia al partecipante. In realtà non la cedi perché ti viene riconosciuto economicamente. Però a questa quota parte viene riconosciuto un incentivo aggiuntivo di 110, quindi è un qualcosa in più che è dovuto al fatto che questa eccedenza può essere consumata da altri. Viceversa, a chi va, questo è importante, non viene suddiviso fra prosumer e consumer, viene dato alla comunità, che è un soggetto giuridico. La comunità avrà un suo statuto dove descrive come vengono distribuiti questi incentivi. Vi faccio un esempio, qualcuno ci può in parte ammortare l'impianto, che è ritornare l'investimento. Qualcun altro può farci opere che servono a tutti, qualcun altro può distribuire come euro a tutti i partecipanti. Oppure ci sono delle situazioni miste, qualcun altro può introitare gli euro e distribuire token che gli permettono poi di acquisire vari servizi. Quindi è la comunità che decide come spendere questi soldi. Quindi questa è una bella libertà perché, diciamo, facilita, abilita molti modelli di business diversi. Ottimo. Allora, direi che siamo in chiusura. Non so se Mauro volevate rispondere a qualche altra domanda che avete visto nella chat. Penso che abbiamo comunque dato abbastanza. Share e batterie è una cosa fattibile. Sì, vorrei rispondere. Sì, sì, assolutamente. Stiamo parlando anche, si parla sia di impianti connessi a una batteria che comunque aumentano l'autoconsumo, ma anche addirittura accumulatori di comunità. Quello che però bisogna capire è che se io scarico la batteria in rete, questa non dà luogo a incentivo. Quindi ciò che dà luogo a incentivo è quando scarico il fotovoltaico o, diciamo, la sorgente rinnovabile in rete. Quindi se io scarico, non, tipicamente, se io scarico dal fotovoltaico in batteria, lo faccio perché poi dopo in autoconsumo prenderò dalla batteria. Quindi Ho se capito. scarico in rete no, però la batteria ci posso alimentare per esempio le macchine elettriche, tipico, Sì. O adesso si sta anche parlando, insomma, di trattori elettrici, quindi insomma anche no? l'elettrificazione delle macchine agricole è una cosa che Sì. vedremo Certo. presto. Chiedono se questo valorizza di più, diciamo, dal punto di vista della comunità, direi forse no, ma dal punto dell'autoconsumo assolutamente sì, perché in pratica allungo, diciamo, è come se allungassi il fotovoltaico, se prendessi qualche ora in più di fotovoltaico durante il giorno, quindi a livello di autoconsumo è molto interessante. C'era una domanda che volevo recuperare questa. A livello di sistema di monitoraggio, come si riesce a contabilizzare virtualmente l'energia condivisa dai vari utenti della comunità energetica? Inoltre, a livello No, non è economico? virtuale, il sistema di monitoraggio è fisico, nel senso che ogni utenza, allora diciamo, è abbastanza scontato per chi ha un impianto fotovoltaico, c'è sempre il sistema di monitoraggio per le questioni fiscali, quindi chiaramente quello è monitorato. Però ci possono essere dei consumer, quindi delle utenze che non hanno fotovoltaico, in quel caso si mettono dei sistemi di misura, sono oggetti che hanno un costo piuttosto basso, possono essere. Diciamo, se c'è lo smart meter di seconda generazione, si mette un dispositivo utente che costa 100 euro, se no, altrimenti si mette un meter che ha un costo analogo nel quadro, che stiamo parlando dei 100 euro, e che poi manda il dato alla piattaforma IoT che analizza poi questi dati.
Perfetto. C'era la seconda parte della domanda, diceva inoltre a livello economico quali vantaggi ricevono gli utenti della CER che non producono ma solamente prelevano? Ricevono, per esempio, se loro hanno un accordo, se la comunità decide di avere un accordo che distribuisce diciamo, gli incentivi, che sarebbe logico, no? Anche ai consumer, loro avranno indietro degli incentivi, quindi di fatto abbattono, diminuiscono il costo della propria energia. E sarebbe logico perché praticamente senza il consumer il prosumer non avrebbe incentivi, cioè se io non lo do a nessuno, quello non genera incentivi. Quindi la presenza Certo. del consumer è molto importante e quindi tipicamente si prende una parte di questi incentivi. Guardate che 110 euro a megawattora, stiamo parlando di una bella quota rispetto al costo dell'incentivo, dell'energia, quindi potrebbe abbattere per esempio di un terzo il costo dell'energia. Che è estremamente rilevante. Bene, direi che possiamo concludere. Allora, io ringrazio tantissimo Mauro Annunziato e Paola Gurrieri. Grazie Penso a voi. le vostre risposte, le vostre presentazioni sono state molto apprezzate, a giudicare dai commenti, nella chat, Grazie. dalle domande e risposte. E la registrazione di questo webinar sarà presto disponibile sul sito della rete Agrivoltaico Sostenibile nel menu webinar. Dopodiché vi invito, come sempre, a iscrivervi alla rete attraverso il form sul sito, a seguire i canali LinkedIn e YouTube, dove postiamo i vari aggiornamenti sulle prossime attività. Vi ho inserito in chat il link al concorso L'agrivoltaico per l'Arca di Noè che vi ho citato all'inizio e che anche quello trovate in tutti i dettagli sulla pagina della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile e ci vediamo il mese prossimo per il prossimo appuntamento. Grazie ancora ai nostri relatori e alla prossima. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci, buona giornata.